Oggi avete sentito parlare e avete visto intelligenza artificiale dovunque. Io nei prossimi 12 minuti vorrei dirvi due cose. La prima, come spiegare cos'è l'intelligenza artificiale a vostra zia o a vostro zio. E la seconda, in modo chiaro, comprensibile, abbastanza semplice. E la seconda, invece, quali sono il tipo di nuovi problemi che nascono dall'intelligenza artificiale. Allora, il modo per spiegare l'intelligenza artificiale in modo semplice, non è del tutto rigoroso, ma è abbastanza appropriato, è il seguente. Immaginatevi una scena, un tramonto rosso. Se il tramonto è rosso, il giorno dopo è... Perché? Perché? Rosso? Rosso di sera, bel tempo si spera. Benissimo. Com'è che nasce il proverbio rosso di sera, bel tempo si spera? Il proverbio nasce dall'osservazione della realtà. Si acquisiscono dei dati, il sole, il rosso alla sera e il bel tempo il giorno dopo, e si vede che c'è questa correlazione, che per 10.000 volte quando c'era rosso alla sera, il giorno dopo generalmente era bello. Ed ecco che dall'osservazione della realtà, dall'acquisizione di questi dati, si costruisce un modello statistico. Il modello statistico è il proverbio. Rosso di sera, bel tempo si spera. Rosso di sera, bel tempo si spera è un modello statistico che ci consente di fare nuove predizioni. Una volta che io ho il proverbio, posso fare nuove predizioni. Stasera non è rosso, domani vado a giocare a calcetto, forse meglio di no. Stasera è rosso, domani vado a pescare o a fare shopping, va bene, perché domani sarà bello. Questo è l'intelligenza artificiale. Si guarda la realtà, si acquisiscono i dati, si costruisce un modello statistico, si usa il modello statistico per fare nuove predizioni. Si spera, non mi interessa capire perché se c'è rosso la sera il giorno dopo è bello, non mi interessa capire il fenomeno fisico, meteorologico, eccetera. È una black box, funziona e tanto basta. Si spera perché qualche volta non ci azzecca, qualche volta invece di esserci la perturbazione di origine atlantica arriva dalle Alpi e allora il modello è statistico, rosso di sera, bel tempo, si spera. Se invece di guardare il tramonto e il tempo il giorno dopo guardo i metri quadri di un appartamento e il prezzo in un determinato quartiere, faccio vedere alla macchina 10.000 appartamenti con le loro caratteristiche, metri quadri, piano, età del palazzo e il prezzo, e quella distilla un proverbio, un modello statistico che mette in correlazione le caratteristiche dell'appartamento e il prezzo. In questo modo, una volta che ho quel modello, posso dire: ho questo nuovo appartamento, 35 metri quadri in centro a Milano, quanto vale? E la macchina mi dice, applicando il suo proverbio generato, il suo modello statistico, vale tot. Prendo 10.000 esami istologici, faccio vedere gli esami istologici, questo è un tumore, questo non è un tumore, questo è un tumore, questo non è un tumore. Esame istologico è come il rosso di sera e il tumore è il bel tempo, cioè il non tumore è il bel tempo il giorno dopo. Dopo che lo faccio per 10.000 volte, ecco che ho un modello statistico che posso usare per fare predizioni. E quindi a fronte di nuovo esame istologico posso dire: ma questo è un tumore oppure no? E la macchina mi dice: questo è un tumore. Vedete, la macchina non impara come impariamo noi a riconoscere una cosa. Noi vediamo un gatto una volta e lo impariamo. La macchina ha bisogno di un sacco di esempi per costruire questi modelli statistici. Ma non è apprendimento come lo impariamo noi e non è neanche intelligenza come la intendiamo noi. Ok? È una metafora. Intelligenza artificiale è una metafora. In un convegno sull'intelligenza artificiale alla Pontificia Accademia delle Scienze dicevamo che uno dei problemi nel pubblico è il fatto che l'idea di intelligenza artificiale proietta dei significati che vanno oltre la metafora. E questo è un problema. E allora avremmo bisogno di un nuovo nome per l'intelligenza artificiale. E una cosa che io proposi è stata di chiamarlo Systematic Approaches to Learning Algorithms and Machine Inferences. Nome molto complicato, ma l'acronimo viene fuori SALAMI.
Ed ecco che allora ci chiederemmo, ma un salami può sviluppare, può diventare coscienza? Un salame può prendere il controllo dell'umanità? Ovviamente no. Questo è l'intelligenza artificiale. Correlazione tra una serie di eventi e una serie di dati, e si distilla un modello statistico che ci dà poi una probabilità che le cose accadano. Adesso andiamo avanti col giochino. Rosso di sera, moglie buoi, tanto va. Perfetto, questi sono i large language models. Abbiamo preso un dominio che è quello dei proverbi, vi dico un pezzo di frase che è un prompt e voi siete in grado di completarlo. Questo è quello che fa ChatGPT, solo che non lo fa sui proverbi, lo fa su tutto quello che è stato scritto fino al 2021 e voi capite che quindi è in grado di allungare pezzi di frase che ci appaiono sensate, ma lei non ha idea che sia una frase, la macchina non ha un'idea che sia una frase, come non ha un'idea che sia un tramonto, come non ha un'idea che sia un appartamento o che sia un esame istologico, non ha nessuno di queste nozioni, semplicemente aggiunge pezzi e non aggiunge pezzi usando il pezzo più probabile, ma il pezzo che è l'80% più probabile. In questo modo genera cose che sono abbastanza variabili, che non sono esattamente uguali all'originale e conseguentemente ci appaiono innovative. Ok, spero di avervi dato un modo semplice di spiegare machine learning e di spiegare i large language models. Adesso veniamo alla nuova categoria dei problemi. La prima categoria dei problemi è che, come vi ho detto, i large language model vengono addestrati, si dice così, trained, sulla base delle robe scritte da altri, nella fattispecie delle cose scritte fino al 2021. Ma la domanda che deve sorgere è: quello che io ho scritto sul mio blog fino al 2021 era una cosa che questi che usano, che generano dei modelli, potevano usare? Quando io ho scritto le cose sul mio blog e le ho aperte a tutti, il tipo di licenza, di intenzione che io davo, non poteva prevedere che ci sarebbe stata una macchina che avrebbe usato quegli scritti per produrre dei modelli, per distillare dei modelli. Questo diritto non poteva essere codificato nel copyright precedente. E quindi chi lo fa adesso? E che quindi parte da testi esistenti per andare a ricombinarli ed allungarli in sequenza, generarli e produrre cose che sono nuove su base probabilistica, perché tirano i dadi, fanno un uso di informazioni che io ho dato ma che non avevo quell'intenzione. Questo è compatibile con il senso del copyright? Primo problema. Secondo problema. Io prendo un sistema che fa riconoscimento facciale, ad esempio, riconoscimento facciale, e quello ha una mia foto. A un certo punto io dico: sai cosa c'è Bing? Devi togliere la mia foto perché io voglio esercitare il mio diritto all'oblio. È sufficiente che cancelli la foto? Perché se cancella il file della foto, il modello distillato è ancora in grado di riconoscermi. E allora la domanda è: cosa deve fare a fronte del mio diritto all'oblio Microsoft, che ha un modello che include la mia faccia e che quindi è in grado di riconoscermi? Perché se guardo alla lettera delle regole sulla privacy è sufficiente cancellare il file, ma se guardo allo spirito invece deve dimenticarmi. E qui c'è un piccolo problema, che oggi non c'è un modo per far dimenticare a un modello addestrato una cosa. Non si può far disimparare. C'è qualcosina di ricerca in questa direzione, ma oggi non c'è. Quindi bisogna rifare un addestramento. Le regole sulla privacy prevedono che il diritto all'oblio sia esercitato entro 30 giorni. Quindi questo vorrebbe dire che chi gestisce un large language model dovrebbe rifare l'addestramento ogni 30 giorni, ma vorrebbe dire mandarli fuori mercato, fuori business. Ed ecco perché c'è qualcuno che dice: se l'Europa non cambia le sue norme, noi ce ne andiamo. L'ultimissimo, e vado a concludere, tipo di categoria di problemi è che negli Stati Uniti c'è una legge
Telecommunications Act, dove c'è una parte che è la Section 230, forse qualcuno di voi conosce, che dice che un intermediario sostanzialmente non è responsabile del contenuto trasmesso. In Europa abbiamo una cosa simile. Se io uso la rete telefonica per concordare un attentato, l'operatore telefonico non è responsabile di quello che faccio io. L'identity provider, no, l'identity provider, buonanotte. L'internet provider non è responsabile dei dati che passano sopra, a meno che non sappia che c'è un reato e se c'è un reato deve intervenire. Ma questa cosa, questa esenzione di responsabilità, che in Europa è codificata in una legge del 2003, che è la direttiva e-commerce e poi atti successivi, lì si prevedono delle esenzioni di responsabilità per chi fa accesso, hosting e caching. L'hosting è l'esenzione di responsabilità usata da YouTube. YouTube dice: io faccio hosting, non sono responsabile se lì mi mettono il video su come fare un attentato. Nel momento in cui so che c'è un reato, devo intervenire, ma se fin tanto che viene caricato, non lo so. Adesso in Europa abbiamo cambiato le norme, abbiamo fatto due leggi, il Digital Markets Act e il Digital Services Act, che cambieranno un po' il profilo. Però in generale questa esenzione di responsabilità è abbastanza codificata nelle nostre norme. La domanda è: ma se un modello che è stato addestrato a partire dai dati fa qualcosa che causa del danno, qualcosa di illecito, di chi è la responsabilità? Allora c'è qualcuno che dice: no, la responsabilità deve essere in capo all'utente. Quando voi usate ChatGPT, se andate a leggere, vi dice: è tutta responsabilità vostra. Se voi usate quello che produce ChatGPT, dovete aggiungere, secondo il contratto che in teoria avete firmato, dovete aggiungere una dicitura che dice che i dati possono essere e frequentemente sono sbagliati perché generati con un modello statistico e voi siete responsabili dell'uso. E questo è sufficiente? È sufficiente? Vedete, è molto facile, perché se c'è qualcosa di illegale mi basterebbe farlo fare a una macchina e poi dire: chi la usa è responsabilità sua e io mi cavo fuori dalla responsabilità. Beh, è abbastanza facile. Questo, il problema della responsabilità civile e penale, è un problema che viene aperto dai salami, dall'intelligenza artificiale. Io con questo ho concluso, spero di avervi dato qualche flash in più rispetto a quello che avete sentito oggi. Buona serata. Grazie. Grazie ancora. Stefano, grazie. Io ti devo chiedere una cortesia, Stefano. Ti devo chiedere soltanto una cortesia, una sola. Siccome tempo fa siamo andati a casa dei nostri nonni e c'è la nostra nonna a casa che provava a fare lo speed, no? Sì. E ha cominciato a dire: io prima o poi a questo non lo devo incontrare che ha inventato lo speed. Gli possiamo mandare un audio dove la saluti? Assolutamente. Si chiama Nonna Ina. Come si chiama? Nonna Ina. Guarda che bella. Nonna Ina. Ida? Ina. Cristina Ina. Sì. Nonna, ho incontrato quello che ha inventato lo speed. Ti vuole salutare? Ciao nonna. Ti saluta. È un bravo ragazzo, è un bravo ragazzo. Grazie mille. Stefano. Saluta la a nonna. A presto. Ora sarà felice quello. Mi dirà: lo hai insultato finalmente? Dimmi. Aspetta che ci abbiamo... Pensa che nonna Ina può evitare di andare in posta, in municipio, cercare parcheggio, rompere le scatole a te per cosare, eccetera, e glielo fai tutto tu da casa. Ma infatti io ti ringrazio. Così mia nonna mi dà i soldi alla pensione per queste cose che io gli faccio, è giusto? Sì.